making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get in sleep in the bed lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. Buongiorno ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno. A tutti. Ma dove siamo arrivati? Ma cos'è tutto questo? A Maranello. A Maranello. Non siamo a Maranello, però siamo in una gran confusione, una gran bella festa. Siamo a Pachino, che è un piccolo comune della provincia di Siracusa. Urlo perché c'è lo speaker che parla. Siamo in piena festa. Esatto. E nella zona sud-est della Sicilia. Siamo qui non di passaggio, ma siamo venuti apposta, a parte per vedere il paesino, ma poi perché in questi giorni, pochi giorni, c'è la festa del paese, ovvero l'inverdurata. Si sente sempre parlare dell'infiorata, ma di Noto, ma anche in altri paesini della Sicilia e anche in Italia in generale. L'infiorata, come sapete, sono questi mosaici composti appunto da fiori, e la stessa cosa mai vista e mai sentita, io devo dirlo, dovrebbe essere l'inverdurata, cioè composta da varie verdure che creano questi disegni. Siamo molto curiosi, infatti. Siamo curiosi, ci è passata per caso nel web, a volte ci chiedete come facciamo a trovarla, mentre cercavamo altro è passata questa festa, eravamo qui vicino e siamo venuti a vederla, insomma. Il tempo non è dei migliori, perché c'è un gran vento e tutto il cielo grigio. Speriamo che tenga, che non piova. Esatto. Andiamo a scoprire questa inverdurata e nel frattempo abbiamo visto che c'è anche... Il raduno Ferrari. Fede, cioè, che non io c'è sono già niente. Fuori da è partito nella folla, lo vedo, dove è andato? Ancora ha visto tutte queste macchioline rosse, che tanto macchioline non sono, ma delle belle lucide Ferrari, tutte rosse, tra l'altro. Tutte rosse. E ce ne sono tipo una ventina, eh. Ora ve le faccio vedere qualcuna e poi andiamo a cercare l'inverdurata. Perché l'inverdurata, se venite, guardate nel web quando c'è, ma non riguarda tutto il paese, ma solo alcune vie centrali. Quindi adesso le cerchiamo. Questa pare essere la piazza principale. Sì, e poi molto belli, abbiamo visto anche molti carretti siciliani. Sì, esatto. Molto ben conservati e ben tenuti. Sì, che praticamente adornano questi, perché ci sono tantissimi negozi di fiori, piante, e questi carretti fanno proprio da esposizione vicino a questi negozi, bellissimi. Stay here, our boots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey. Come avete visto ragazzi, tantissime Ferrari, tutte rosse, d'altra parte.
come i pomodori di Pachino, anch'essi tutti rossi. Ora andiamo a vedere di scoprire questa fantomatica inverdurata. Da qui inizia tutto il percorso dell'inverdurata, vedete? Questa che vedete dietro di me è la torta siciliana, dolce e gabbana si chiama. Ed è tutta fatta con la frutta vera e con i pomodorini di Pachino. E da questa via, via Cavour, inizia tutta la l'inverdurata. Siamo alla 17ª edizione, come dicono le candeline, sopra la torta. Infatti, la torta sta a festeggiare la 17ª edizione. Ma bravi, cioè impressionante. Inverdurata ma anche infruttata, direi, sì. Cioè tutto frutta e verdura. E come dice anche il cartello là sopra, si tratta di pomodori di Pachino IGP. Sì, esatto, perché Pachino praticamente è famosa in tutto il mondo per il suo pomodorino, appunto, ciliegino, che è IGP. Come avete visto nelle immagini ci sono tantissime serre dove viene coltivato e viene esportato. Un'altra coltivazione importante sono la viticoltura, si producono tanti vini, per lo più sono vini da taglio che vengono, abbiamo letto, esportati o nel nord Italia o anche in Francia. Quindi si sta cercando di creare un marchio per imbottigliarlo anche qui nella zona, abbiamo letto. Tutti questi disegni molto particolari si rifanno poi alla colorazione tipica dei carrettini siciliani che abbiamo visto anche prima. La manifestazione dell'inverdurata di Pachino è giunta alla sua 17ª edizione. Il tema di questa edizione è Sicilia Betta, tra storia, arte, miti e colori. La manifestazione consiste in un concorso di mosaici vegetali, perché i prodotti utilizzati sono gli ortaggi prodotti nel territorio. La manifestazione inverdurata di Pachino è nata per contrastare il fenomeno del racket. La manifestazione oggi è unica al mondo, perché l'arte dell'intaglio e la posa dei prodotti orticoli è essenziale. Cubetti, spicchi, semi e pomodorini sono posati e incastrati uno per uno e si tratta di una manifestazione di arti effimere, dove il materiale utilizzato per la composizione dei mosaici è prodotto sullo stesso territorio. Nasce per dare un forte messaggio sociale. L'agricoltura, un'attività che nobilita il territorio e che ne rappresenta una forza economica, sociale e di tutela ambientale da valorizzare. Ragazzi, questa inverdurata è veramente incredibile. Una sorpresa e non... Ma dentro c'è di tutto, melanzane, poi c'è frutta e verdura. Patate, sì, ovviamente sì, è ortofrutta. Questa è la zona dell'ortofrutta, non solo per il pomodoro Pachino, ma ci sono tante serre di ortofrutta, come vi abbiamo detto. Quindi sono ben ricchi di... Poi gli agrumi, insomma... Sono la patria qui, la Sicilia. Ci sono dei disegni veramente stupendi, ma Marta è contenta e felice perché ha trovato il Deplian con tutti i disegni riprodotti. Cioè, guardate che spettacolo. Così abbiamo anche un ricordo di questa bella mostra. Con gli autori, ci sono gli autori, gli esecutori, ci sono gli sponsor, cioè è organizzata bene. Manca il sole purtroppo, ma d'altra parte si svolge solo in questo weekend e il meteo è questo. Ma forse così gli durano di più la frutta e la verdura, perché con il sole a picco magari ci sarebbe stato un deterioramento, quello che pensiamo noi. Si sta bene come temperatura, non è caldo e non c'è il sole, quindi perdono un po' i colori, ma immaginateli brillanti. Comunque è bellissimo. Ora... Ma le conoscevate questa inverdurata di Pachino? Ci siete mai stati? Fateci sapere nei commenti perché, ripeto, ci è passata per caso, fortunatamente eravamo a 20 km e fortunatamente si svolge in questo weekend, quindi nel senso è venuto tutto, dovevamo venire qua e quindi bellissimo. Siamo felici di questo incontro, volevamo sapere insomma se la conoscevate. Io non la conoscevo. Io nemmeno. Vedete, ogni opera ha il suo cartello che ci racconta la storia e il nome dell'opera. Ora c'è un piccolo raggio di sole. La fagiola fresca. Speriamo che duri un pochino. In questo modo i colori sono più esplosivi. We'll be right back.
Ed ecco Fede alle riprese, backstage. Facciamo la dronata. Visto che il drone non si può alzare, alziamo la 360. Birbanti. È uscito anche il sole e i colori esplodono, veramente uno spettacolo questa inverdurata e infruttata a questo punto. Ora la gente inizia ad andare a mangiare, si è un po' liberato dal caos, dal via vai, possiamo fare foto e video. Ma finora non è che ci siamo tirati no no. Comunque poi? Bella, ci è piaciuta tantissimo. Sì, originale. Molto originale. Non me l'aspettavo sinceramente. Ma poi il profumo che si sente nell'aria, soprattutto dove c'è il limone, l'arancio e il pomodoro stesso. Ci sono anche i mercatini dell'antiquariato e di altre cose, libri vecchi e quant'altro. C'è anche un alveare con tutto il miele. Narnia, si chiama. Narnia. Via.
ecco di qua ragazzi, i pomodorini di Pachino. Vedete, abbiamo un assaggino. Lo slogan giustamente è Pachino solo se proviene da Pachino. E qui siamo nel cuore di Pachino, nella piazza centrale. Esatto. E quindi si mangia. Le vendono anche, ora ci informiamo, perché sono buoni. Questi ce l'ha fatti assaggiare la signora. Questo è il consorzio di tutela del pomodorino. Questo dietro di noi, dove c'è anche questa signora col vestito di Pachino. Sì. Buoni. Molto dolce. Dolce, succosi. Qui ci sono tutte le confezioni di pomodori di Pachino, IGP. Prendiamo una confezione, vai. Fortissimo. 2 euro, vero? Sì. Quando costa? A lei, grazie. Un attimo che le do. Grazie. E così abbiamo anche i pomodori di Pachino, quelli proprio... Qui siamo certi che sono di qui, eh? Anche che così lasciamo un contributo per la manifestazione, perché giustamente quando non fanno pagare ticket, non fanno pagare niente, non fanno pagare i tickets. I tickets. e quindi c'è scritto contributo per la manifestazione, ci sembra giusto, almeno magari il prossimo anno sarà ancora più bella e più splendente, magari anche con più di sole. Al termine della manifestazione ci sarà la premiazione dell'opera migliore, più votata. Ancora non abbiamo capito come fanno a votarla, probabilmente ci sarà proprio una giuria dei giudici che passano tra le opere e la votano. Non li abbiamo visti, però abbiamo letto nel programma, che è affisso un po' da tutte le parti, che la domenica sera, la conclusione, ci sarà questa votazione. E effettivamente sono una ventina di opere più o meno contato, quindi, ma tutte tra l'altro di alto livello. Bravi, complimenti all'organizzazione di Pachino. Ed ecco qua ragazzi, i pomodorini di Pachino, che fine faranno nel piattino? Abbiamo fatto anche un'insalatina di rucola, pomodorini di Pachino e cipolla. Abbiamo crociato il pane e con il salmone ci facciamo una piadina. L'unica che è rimasta. Esatto. Ma dove siamo arrivati? Più di qua non possiamo andare. No, se no caschiamo in mare. Sì. No, più che altro dopo parliamo altre lingue. Sì. Tipo il tunisino, tipo... No, e poi si galleggia. Siamo molto molto a sud. Molto a sud. Nel punto continentale più a sud d'Italia. Raggiungibile con un veicolo. Esatto. Escluse le isole minori, ovviamente. Sì, certo. Perché siamo nella terza... Ma io ho detto continentale. Sì, nella terza punta della... Della famosa Trinacria, ragazzi. Della Trinacria. Il punto più a sud... della Sicilia. Pardon. Però c'è un'isoletta qui davanti a noi. No, l'isola si chiama l'isola delle correnti. L'isola delle correnti. E effettivamente ce ne sono. Sì, e poi è molto particolare perché abbiamo i due mari dalle due parti che si scontrano. Ora però mangiamo, poi ve lo facciamo vedere. Ci sono anche i surfisti, ragazzi. Oggi il solicino non c'è, non ci assiste. Cerchiamo di raggiungere questo punto più a sud, calpestabile a piedi. Si affonda, vero? È incredibile perché ci sono due mari qui, uno a sinistra e uno a destra, che poi si incrociano, generando poi delle correnti, e per questo motivo questa isoletta si chiama Isola delle Correnti, perché sono appunto questi due mari. Laggiù ci sono delle onde veramente assurde, guarda come sono alte!
c'è da prendere una, un'ondata di quelle da farsi quattro docce tutte insieme. Due ondate, una di qua e una di là. Pam pam, doppio schiaffo. Ringo Boy, pam pam. C'è un tempo apocalittico qui. Qui e siamo. Vedete, come mai c'hai gli occhiali da sole? Perché è talmente uggioso il cielo, grigio, con questa luce sparata, che non si tiene, non si tengono gli occhi aperti, dà fastidio. È un po' da noia, la luce, sì. E quindi se devo stare con la mente, con la, come si chiama questa? con la fronte tutta aggrottata, io tengo gli occhiali, pazienza. Qua c'è un vento, dà fastidio. Sì, c'è molto vento. Questa è la strada che abbiamo fatto ora, la stradina. C'è il mare di là e il mare di qua. Ora tra poco arriverà un diluvio e qui c'è il Cristo Redentore siciliano che ora vi mostriamo. Qui ragazzi c'è la targa del Club Alpino Italiano, la sezione di Siracusa ha posto la targa, praticamente sta a significare che siamo nell'estremità meridionale del sentiero più lungo, il sentiero trekking più lungo d'Italia, lungo 5500 km, esatto, mi correggo, del mondo, che va da Trieste e attraverso, passa attraverso gli Appennini e le Alpi. Mia figlia abita a Trieste, no? Quindi, giustamente, cioè. Quando io infatti ho fatto la foto gliela mando, perché anche lì c'è la cosa. Fate l'inizio e la fine. Lì c'è il faro che c'è. Sì, lì c'è un faro, sicuramente quella era una vecchia mattanza del tonnai. Ah, era tonnai. A piedi, da qua a lì si può andare a piedi. Quando è calmo. Ma qua è calmo, è difficile che tu lo trovi calmo. Ma oggi non è oggi naturalmente non è l'ideale, ma oggi per esempio no. In estate magari uno si può fare una passeggiata anche con le scarpette sotto. Basta. Le scarpette qua, poi abbiamo parlato con quel signore là all'ingresso. C'è un punto dove poi deve farlo a nuoto. Ah, addirittura. Qui ragazzi approdò Ulisse. Qui ragazzi vedete l'isola delle correnti, dove una volta c'era un'antica tonnara che poi è diventata un faro, e quando il mare è più tranquillo si può raggiungere a piedi su questo pezzettino di massicciata. In alcuni posti, in alcuni punti ovviamente bisogna entrare in acqua, e dall'altra parte dell'isoletta ci sono dei punti che vanno fatti a nuoto. C'è tantissimo vento, non so se si sentirà. Esatto. Questo posto è molto molto particolare. Esatto, a parte essere punto continentale più a sud d'Italia, ovviamente continentale perché poi ci sono le isole, sì. Esatto, e poi praticamente diciamo così è la congiunzione dei due mari, come vedete dalla targa apposta sul Cristo, Mediterraneo da questo lato e dall'altro il Mar Ionio, fantastico, infatti ci sono questo, cioè questo scontro di correnti che è suggestivo. Ci raccontava il signore, l'hai detto? No. Ci raccontava il signore che è qui del posto, abbiamo fatto due chiacchiere, che la stessa targa che vi ho detto prima del sentiero trekking più lungo del mondo, lui ha la figlia che abita proprio a Trieste e che è l'altro capo estremo, e c'è la stessa targa, ha detto infatti gli mandava la foto di qua, così le aveva tutte e due. E poi ci raccontava appunto che d'estate qui, ora oggi è mareggiata totale, c'è un tempo da lupi, però d'estate i fondali sono tutti bassi e si può quasi totalmente attraversare questo sentiero che è un po' rovinato, diciamo, che collega la terraferma con l'isola delle correnti, fino a un certo punto, l'ultimo tratto, dove poi c'è un pezzettino da fare a nuoto. Però volendo, in una giornata di mare tranquillo, si arriva a piedi e un pezzetto di nuoto, quindi portate il costume, si può visitare l'isola delle correnti e la vecchia tonnara, perché l'edificio era una vecchia mattanza del sì, come vi dicevo prima, era una vecchia tonnara che poi è diventata un faro. Sì, vabbè, ora ovviamente serve da punto di riferimento per le navi. E ci ha detto che comunque qui il mare è sempre mosso, Sì. Scordatevi il mare piatto. Però probabilmente è appunto non a caso l'isola delle correnti. Però il fatto di che ci siano queste onde giganti mette ancora più in risalto le due correnti differenti. Eh sì, oggi sì. E ci stiamo facendo la doccia, sì. Perché comunque queste onde alzano l'acqua, probabilmente piove anche dal cielo perché è tutto chiuso completamente, e l'ha messa per oggi pomeriggio la pioggia.